zona per rimettere sotto osservazione lo spopolamento, l'esodo, che è il primo male di questa città oggi. Spopolamento a Venezia. Il weekend di Ferragosto 2022 sarà ricordato come il primo in cui in città il numero di residenti in forte calo sarà inferiore a quello dei turisti. A Venezia, dopo la fine della fase acuta della pandemia, il turismo è tornato in massa ad affollare le calli della città lagunare con arrivi da ogni parte d'Italia e del mondo. Di contro, però, Venezia continua a svuotarsi e dopo che all'inizio della scorsa settimana si era scesi sotto quota 50.000 residenti, il calo è continuato ed è costante anche in queste ore. Le bandiere e le maglie con il numero 49.999 fatte stampare per il raggiungimento del record negativo pochi giorni fa sono già vecchie e da aggiornare, ma l'aggiornamento dovrebbe essere continuo per una discesa che procede al ritmo di 2,4 abitanti persi al giorno. La preoccupazione principale è trovarci una città completamente senza nessun abitante, nessuna cultura veneziana e quindi un parco giochi divertimento per turisti oppure una città da visitare bellissima come Pompei o Machu Picchu. C'è poi la polemica con chi, oltre ai 49.989 residenti registrati ad esempio nella notte tra giovedì e venerdì, aggiungerebbe al conteggio i domiciliati che pur non avendo la residenza abitano la città. Residenti fantasma pareggiati da chi invece ha la residenza a Venezia per poter affittare B&B o altro, ad esempio, ma in realtà abita fuori città, sulla terraferma o altrove. Domicilio, insomma, dicono i veneziani doc, non è residenza. La comunità è creata dai residenti, non dai domiciliati. E lo si è visto durante il lockdown. Durante il lockdown il domiciliato era a casa sua, a Zellarino o a Mogliano, mentre il residente era qui. A Venezia ed eravamo quattro gatti. Pochi e non giovanissimi, peraltro. L'età media dei veneziani è di circa 50 anni, ma i giovani comunque ci sono. E qualche idea per non far fuggire i propri coetanei ce l'hanno. Piccole cose dalle quali magari partire. Beh, esperienze lavorative extra turismo, probabilmente anche incontrarsi non soltanto per uno spritz, ma magari anche semplicemente condividendo le proprie skills lavorative, le proprie attitudini e magari spazi per lavorare insieme, co-working potrebbero essere un buon investimento.